da amici, dall'uscita da amici a Rio. Com'è la tua esperienza? Diciamo che in grossa parte è merito di amici se ho volato fino a Rio, no? Perché poi è stata tutta un'escalation di eventi. Ti ha dato il lancio? Sicuramente, mi ha dato proprio l'input iniziale, insomma, senza il quale sarebbe stato comunque molto più difficile, perché non siamo in un periodo molto felice. Però, anche nel cinema abbiamo un po' di difficoltà, appunto il rapporto che c'è tra te e quello che è stata la tua esperienza con il cinema. Ma io sono un grandissimo appassionato di cinema, e tra l'altro devo dire anche di cartoni animati. Sembrerà assurdo, comunque ho 23 anni, insomma, magari quella è una cosa più preadolescenziale, no? La passione per i cartoni animati. Invece a me piace molto, e tra l'altro quando mi è stato proposto, insomma, di prendere parte al concept album che era legato in qualche modo all'uscita del DVD, sono andato con gusto al cinema a vedere il cartone animato, perché ho proprio questa passione. Diciamo una passione repressa, e oggi l'hai tirata fuori. Ma sì, è un po' la sindrome di Peter Pan, no? E quindi, insomma, tra l'altro mi ha colpito molto quello che poi è, insomma, il concetto dietro i cartoni animati in generale e dietro questo cartone animato in particolare, perché cosa rappresenta il volo, la libertà e quant'altro. Ti sei, diciamo, quasi immedesimato, si può dire? Sicuramente, perché per lui magari era il volo. E per te? Per me era sicuramente la musica. Quindi, quindi è un bellissimo connubio tra l'aria e musica, che comunque c'è aria e musica nello stesso tempo. Ma sì, io credo che la musica in qualche modo sia nell'aria, è qualcosa che vola, appunto, è qualcosa che, insomma, di cui non possiamo fare a meno, perché è proprio... Scusami se ti interrompo, ma un flash, cos'è che ti ha colpito di più in tutta la lavorazione? Ma mi ha colpito il fatto che, insomma, sia una cosa comunque sperimentale, quella di legare in qualche modo ad un cartone animato a sé stante un concept album che magari non ha i pezzi che sono, non è il classico disco legato in qualche modo alla colonna sonora. È di diverso, per cui è stato molto divertente prendere parte a un cartone animato che era già uscito, per cui uno, cioè tutti quanti noi, insomma, abbiamo dovuto creare qualcosa che in realtà già esisteva, quindi siamo andati quasi a completare, è stato un complemento. Quindi diciamo che dal significato del film in sé c'è stata la musica a completare il tutto. Sì, diciamo che abbiamo in qualche modo parafrasato quello che erano le tematiche del cartone animato attraverso la nostra musica. E un'ultima domanda per chiudere, rifaresti questa esperienza? Ma io, sembrerà, ecco, il solito luogo comune, però ovviamente l'appagamento non c'è mai, perché quando arriva vuol dire che sei al capolinea. Però magari la prossima volta mi piacerebbe essere, ecco, dentro la colonna sonora più che accompagnare il cartone. Quindi diciamo più autore, se vogliamo. Sì, poi perché io vengo poi da quella scuola lì, diciamo, sono sì cantante, però sono soprattutto autore, compositore, quindi è insita in me questa voglia di creare creare note che volano e creare delle note più forti di te. Sì, e creare delle note che supportino una situazione visiva potrebbe sicuramente essere una cosa magica che mi piacerebbe sperimentare un domani, perché no? Salutiamo i nostri telespettatori e in bocca al lupo Pier Davide, quindi da amici a autore fra poco. Intanto crepi il lupo e speriamo. Grazie. Signore e signori, siamo qua con parte del gruppo
e lascio la parola a loro perché ci possono ovviamente illustrare quale sono stato il loro intervento nel CD. Chi è che vuole parlare di voi? Parlo io che sono il più chiacchierone. Noi siamo i Finlay. Io sono Pedro e noi siamo i Finlay. Okay, aspetta che ci presentiamo tutto il gruppo. Ok. Lui è il cantante, io Danilo il batterista. Chitarra. Quindi noi siamo i Finlay e abbiamo interpretato il brano Carnevale che è inserito all'interno di Rio, il CD appunto, che è questa concept album che segue l'uscita appunto del DVD in questi giorni, che appunto esce in questi giorni, che è appunto Rio. E com'è stato il connubio tra il film e la musica? Guarda, è la prima volta che interpretiamo un nostro brano e... ed è stato molto divertente. Ci è stato proposto da Fox appunto di comparire all'interno di questo concept album, il brano energico, pieno di allegria, come appunto il film di Rio, e per noi è stato un piacere farlo e speriamo ascolterete in tantissimi il nostro pezzo, che appunto si chiama Carnevale. Che siamo abituati solitamente a comporre testi e musica dei nostri pezzi, quando invece questa volta abbiamo solo dovuto interpretarlo, e ci siamo trovati anche bene, è stata una bella esperienza, siamo contenti e speriamo che anche a voi il pezzo possa piacere. Quindi vi auguro in bocca al lupo a tutti quanti e andiamo a vederlo al cinema. Assolutamente, è un bellissimo film. Ciao. 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 Ciao.